Ma buonasera, miei piccoli geni! Ma cosa ne pensate di questo scempio, di questa Berserk Deluxe Eclipse Edition Variant Limited 216 copie? No, mi piace tutta questa sfilza di parole inglesi, poi arriva a 216 copie. Cioè, penso che sia la più grande speculazione a livello fumettistico mai vista prima. Innanzitutto perché solo 216 copie, quindi ringraziamo l'editore per aver incentivato il bagarinaggio, perché un conto è vendere qualcosa che ha valore, di cui ti vuoi liberare perché non ti interessa più e ovviamente ci vuoi far soldi, va benissimo. Un conto è andare proprio apposta a comprare questa edizione, magari comprare due copie perché era consentito l'acquisto di due copie a persona, una te la tieni lì e un'altra la rivendi a prezzi esorbitanti. Poi quello che più mi sconvolge è osservato da 13 utenti, osservato da 12 utenti. E guardate i prezzi, poi però ci si lamenta del costo di un fumetto da edicola che costa 4,50, 4,40, quello che è. Però qua c'è della gente che sta osservando un volume che sarebbe costato, perché ormai è esaurito, mi sembra 200 euro, e qui viene riproposto a 1350, 950. Quindi io voglio capire questi utenti che stanno osservando a questi prezzi, se sono gli stessi che poi si lamentano dell'aumento del fumetto da edicola, che voglio dire, c'è un po' di diversità. Quindi sono più sconvolta da chi sta osservando questi volumi che di chi li sta vendendo, perché comunque si sapeva benissimo che avrebbe fatto questa fine questo volume. Quindi io dico, lamentiamoci meno di quello che accade normalmente sull'aumento di prezzo di un volume da edicola o anche da fumetteria, perché comunque ci sta anche quello, quando poi ci sono delle persone che acquistano questi prodotti. Ovviamente osservare non significa che 12 utenti avranno questo volume perché ce n'è uno solo, però se sei predisposto a spendere 1.400 euro, 1.500, quello che è, vuol dire che insomma i soldini non ti mancano, perché insomma c'è gente che paga meno il mutuo mensilmente che questo volume. Quindi sì, vergognoso, ma vergognoso anche chi pensa, anche solo pensa, di acquistarlo a questo prezzo, perché ok, te lo sei perso perché tutti si sono buttati per riuscire a compiere ciò, però è anche vero che se tu stai osservando questo oggetto, i soldini ce li hai, quindi non ti lamentare di un albo da edicola che è aumentato, cioè state tutti quanti zitti e muti, perché è evidente che i soldi non vi mancano. Poi ci sarà anche quella fetta di persone che si lamenta perché ha un reddito di un certo tipo e non si può permettere, che ne so, 3-4 fumetti al mese, però qui veramente siamo andati oltre. Mi dispiace per chi questo volume lo voleva, però purtroppo Panini ha fatto uscire 216 copie, 216, cioè anche il numero, voglio dire, potevate far uscire questo volume a 500 copie, dai, 500 copie, sì, sarebbe successa la stessa cosa, però qui veramente siamo al limite, perché 216 copie fanno in modo che il prezzo di rivendita si alzi. Ma che dire, sono un po' schifata, ma un po' insomma ce lo meritiamo. Un po' ce lo meritiamo perché anche le persone come me che amano le variant, le limited, no?
un po' ben gli sta. Abbiamo incentivato questa speculazione. Poi ci sono quelle case editrici che fanno uscire variant, cose carine, eccetera, eccetera, in maniera giusta e onesta. E poi ci sono queste case editrici che fanno così. Ora, però, io mi aspetto dalla Panini la stessa cosa che ha fatto la Bonelli, cioè dopo questa variant rossa, facciamone una blu, facciamone una verde, facciamone una gialla, non lo so, facciamone altre. Così questa rossa da 1500 magari passerà a 500. Va bene, per questo video è tutto e alla prossima. Ciao ciao!